non mi hai ancora fatto il regalo per San Valentino, non è vero? Cosa intendi dire con non ancora? Comunque non mi interessa. Anzi, costituisce un ottimo pretesto. Un pretesto per cosa? Per prendere calci in tuo stupido pianoforte! Ok, Lucy sta arrivando. E sembra anche molto arrabbiata. Sangue freddo, mi raccomando. Ecco, si sta avvicinando, non guardare. Ti credevo a casa a scrivere i biglietti di San Valentino. E questo che cosa diavolo sarebbe? Oh, beh, è un piccolo esperimento. A dire la verità, non abbiamo ancora deciso come chiamarlo. Però penso che lo chiameremo un enorme successo. Quella è la casa in cui abita la ragazzina coi capelli rossi. Forse mi vedrà dalla finestra e correrà fuori per ringraziarmi degli auguri di San Valentino che le ho mandato. Forse mi darà addirittura un bacio. Certo, e poi forse il presidente mi inviterà a cenare alla Casa Bianca. Perché ti nascondi dietro quell'albero, Charlie Brown? Sto solo guardando la casa della ragazzina coi capelli rossi. Purtroppo lei non sa nemmeno che io esisto. Quello che ti occorre è un metodo intelligente, strategico e discreto per metterla al corrente della tua presenza. Credo che tu abbia ragione. Ehi, ragazzina, c'è il tuo spasimante qui fuori! E adesso cosa stai facendo? Niente, sto aspettando la posta. Forse mi arriverà un biglietto dalla ragazzina coi capelli rossi. Oh beh, buona fortuna. Ne avrai un gran bisogno. Ehi, un momento. E se la posta di oggi fosse già arrivata? Ci sono delle valentine qui dentro? Ci sono delle valentine qui dentro? Niente, è vuoto come una cassetta della posta vuota. Quest'anno non voglio darmi pena per San Valentino, tanto lo so che nessuno mi scriverà. Perché dovrei preoccuparmi? Però d'altra parte, se qualcuno mi avesse scritto, mi piacerebbe essere qui quando arriverà il suo biglietto. Ehi, guarda un po', la bandierina è alzata. Questo significa che il postino è passato mentre io dormivo. Ci sono un sacco di biglietti di San Valentino. Ce n'è un bel po' per Snoopy e un altro mucchio per Woodstock. E non ce n'è nemmeno uno per me. Santo cielo. Il mio dolce tesoro mi ha mandato gli auguri per San Valentino? No, Sally, mi spiace, non c'è nessun bigliettino, né per te né per me. Hai visto il biglietto di San Valentino che ho fatto per Linus? Lo sai che cosa gli ho scritto? Gli ho scritto al mio dolce caro tesoro. Però lui dice che non è affatto il tuo dolce tesoro. Lui. Questi biglietti di San Valentino sono per tutti i bambini della scuola che mi piacciono, ma questo, il più bello, il più grande di tutti, l'ho fatto apposta per il mio adorato dolce tesoro. Ma il tuo dolce tesoro sa di essere il tuo dolce tesoro? Che domande! È naturale che sa di esserlo! Non sono il tuo dolce tesoro! E va bene, ragazzi, adesso mettetevi tranquilli. La maestra mi ha chiesto di spiegare come funzionano gli auguri di San Valentino. Ogni studente metterà i suoi biglietti con gli auguri per San Valentino in questa scatola. Per favore, scrivete i vostri nomi chiaramente. Vanno bene anche i nomignoli affettuosi, come per esempio Dolce Tesoro. Perché la persona alla quale ci si riferisce sa chiaramente che si sta parlando di lei. Non è vero! Bene, ragazzi, questo qui è l'ultimo biglietto di San Valentino. Qui c'è scritto: al mio adorato Dolce Tesoro. La persona alla quale questo biglietto di San Valentino è indirizzato può fare un passo avanti. Sono andato a casa! Un momento! Sembra che ci sia qualcos'altro in questa scatola. È vero! C'è qualcosa sul fondo. Scommetto che c'è una scatola di dolci che mi ha regalato il mio dolce tesoro. Oh, santo cielo! Hai dato il mio biglietto alla ragazzina con i capelli rossi? Non ho potuto, non è venuta a scuola. Accidenti. Non capisco che cos'hai da lamentarti. Guarda che cosa è successo a me. Sono diventata la barzelletta della scuola. E il mio dolce tesoro non mi ha regalato nessuna scatola di dolci, né un biglietto d'auguri, né nient'altro. Tu sei il mio fratello maggiore, dovresti stare dalla mia parte. E se tu dovessi incontrare il mio caro agrodolce tesoro, dovresti dargli un bel pugno sul naso. Agrodolce tesoro? Non hai mandato neanche un biglietto a mia sorella. Lei dice che dovrei darti un pugno sul naso.
Ma che cosa posso fare, Charlie Brown? Lei mi segue dappertutto e continua a chiamarmi caro dolce tesoro. Non le ho mai detto che le avrei mandato un biglietto per San Valentino. E in ogni caso, se vuoi ancora darmi un pugno sul naso, non hai che da farlo. Perché non facciamo che io tengo fermo il pugno e tu ci sbatti contro? Oggi sono di pessimo umore e consiglio all'umanità di starmi alla larga. Non ho intenzione di parlare con nessuno. Allora, io terrò fermo il mio pugno. Levatevi dai piedi! Che è successo? Mi hai dato un pugno, testa di legno! Ma no, non ti ho dato un pugno. Sei tu che ci hai sbattuto contro. E che cosa ci faceva il tuo stupido pugno in mezzo al marciapiede? Se tuo fratello avesse mandato un biglietto di San Valentino a mia sorella, tutto questo non sarebbe successo. È vero! È tutta colpa del mio agrodolce tesoro! Non sono il tuo agrodolce tesoro! San Valentino può fare molto male moralmente. Anche fisicamente. E così nessuno di noi ha avuto le valentine che sperava di ricevere. Beh, quasi nessuno di noi. L'insegnante mi ha detto che vuole che scriva una relazione sull'animale più interessante che abbia mai visto. Perché non la scrivi su Snoopy, il cane di Charles, capo? Ehi, Marcy, questa sì che è un'idea meravigliosa. Ho un amico di nome Ciccio che ha un cane di nome Snoopy. Snoopy non è un cane qualunque. È stato un pilota di elicottero, un arbitro di football, un asso della Prima Guerra Mondiale, una star del circo, un mago e anche un cane da slitta. Cerca di scrivere delle cose credibili, capo. Silenzio, Marcy, sto cercando di concentrarmi. Questo cane è un vero campione sportivo. Gioca a basket, a tennis, a golf, a hockey su ghiaccio ed è il solo giocatore in gamba della squadra di baseball di Ciccio. Ti avverto, capo. Rischi di prendere un altro brutto voto. Ora smettila, Marcy, e vedi di farmi lavorare in pace. Questo cane sa guidare la moto ed è un eccellente fondista. È molto generoso e fa regali a tutti come cane di Pasqua. Anche se certe volte tende a strafare. Immagino di dover parlare anche dei suoi difetti. Ogni tanto molesta il gatto dei vicini, il che talvolta gli causa dei problemi. Naturalmente tutte queste attività finiscono per stancarlo molto e così finisce per addormentarsi dove gli capita. La maestra penserà che ti sei inventato tutto, capo. Non ho niente da perdere, Marcy. Ho già preso un sacco di meno nella mia carriera. Io comunque ti ho avvertita, capo. E indovina un po', Ciccio. La settimana scorsa ho scritto un tema sul vecchio Snoopy. Davvero? Ho scritto di tutte le cose fantastiche che Snoopy sa fare. Ho dimenticato di scrivere che sa anche come far felice una ragazza. Hai sentito la notizia, capo? Che notizia, Marcy? La maestra ha detto che il tuo tema su Snoopy era fantastico. Dici davvero, Marcy? E così lo ha spedito al grande concorso cittadino di temi scolastici. E tu lo hai vinto, capo! Vuoi dire che hai risultato il miglior tema della città? Certo, e domani mattina ti sarà consegnato un premio davanti a tutta la scuola. Ma è fantastico, è incredibile! Questo è il primo successo scolastico di tutta la mia vita! Ehi, Ciccio, voglio assolutamente che veniate anche voi due. È soprattutto grazie a Snoopy che ho vinto. Congratulazioni! Mi hai toccato la mano, Ciccio. Vecchio volpone. Ok, capo, è momento di salire sul palco. Sono troppo nervosa. Vieni anche tu, Marcy. Le zampe sono scomode quando si deve applaudire. Signore e signori, bambine e bambini, io vorrei... Aiutami, Marcy! Io vorrei ringraziarvi per questo premio. So che siete ansiosi di sentire il mio tema, ma prima lasciate che vi parli un po' di Ciccio e di me. Cerca di sbrigarti, capo! Marcy, per favore! Santo cielo! Allora, questo è il mio tema. Io ho un amico di nome Ciccio che ha un cane che si chiama Snoopy. Ti prego, sbrigati, capo! Snoopy non è certo un cane qualunque. Credo proprio che non ce la farò a tenerti su ancora. Molto a lungo, capo! Questa mattina vogliamo rendere un tributo a due nostre compagne di classe. Vogliamo dire loro quanto apprezziamo l'onore che hanno portato alla nostra scuola. Già, finché non siamo cadute dal palco. Nessuno conoscerà mai tutto quello che ho scritto, Marcy.
Non preoccuparti, capo. Mi hanno detto che Snoopy ha mimato tutto il tuo tema.